Buongiorno, salve ragazzi, scusate il ritardo e scusate l'assenza, però sapete, ieri era Natale e a Natale diciamo che non c'era chissà quale informazione lato Juventus, non si era mosso chissà che cosa e come ben sapete io piuttosto che fare dei video tanto per farli, sto zitto, non parlo proprio. Però volevo sapere se avete passato delle buone feste in serenità. In abbondanza dal punto di vista del cibo e del bere, spero di sì. Io ho passato un'ottima vigilia e un ottimo Natale, però è ora di ricominciare un pochettino a pensare alla Juventus. Perché? Perché mancano pochi giorni e si gioca una partita con la Roma. E proprio di Roma parleremo all'interno di questo video. Ho bene o male due argomenti di discussione all'interno di questo contenuto di giornata del 26 di dicembre, quindi auguri anche a tutti gli Stefano. Non so se c'è qualcuno, immagino sì, che si chiama Stefano, quindi auguri pure a lui. E il primo argomento di discussione era quello inerente a un articolo di Tutto Sport che ho letto e parlava dei migliori giocatori della Juventus per media voto, ovviamente secondo quella che è la redazione, no? Di Tutto Sport. E i cinque giocatori che sono venuti fuori sono Milik con 6,3, Bremer con 6,32, Chiesa con 6,32, Szczęsny con 6,32. E a sorpresa al primo posto McKennie con 6,44. Ora, mi piacerebbe fare un contenuto simile, però voglio prima aspettare di terminare il giorno d'andata. Come ben sapete, quando termina il giorno d'andata facciamo un primo bilancio, un primo riepilogo su quelle che sono state le aspettative, se sono state mantenute, rispettate, distrutte, delusione, felicità, e andiamo a parlare anche un pochettino di quelli che sono i calciatori della Juve. Però vi faccio una domanda. McKennie merita di essere il giocatore simbolo di questa Juventus? Per me manca un altro giocatore all'interno di questi cinque nomi, perché se parliamo di McKennie, in automatico mi viene a pensare anche a Cambiaso, per un motivo ben definito, facilissimo, e che secondo me patiremo, e sarà evidente, contro la Roma, dato che Cambiaso è squalificato, e cioè una delle poche innovazioni dal punto di vista tattico che abbiamo visto quest'anno è stata proprio questa coesistenza tra Cambiaso e McKennie. Nell'ultima partita, secondo me, è stata ancora più evidente questa cosa con il Frosinone, perché avevamo un Cambiaso davvero dentro il campo e McKennie che invece si buttava sull'esterno. Ora, per me McKennie non è un esterno, ve l'ho già detto tantissime volte, però McKennie è bravissimo ad attaccare gli spazi. Motivo per cui parte centralmente quest'anno e si butta sull'esterno. Cambiaso invece è un giocatore che è bravo un po' in tutte le zone del campo. Lui è un esterno, sì, ma si trova terribilmente a suo agio dentro il campo per un discorso relativo al palleggio, all'impostazione. E lui è bravo a dettare i tempi di gioco. Con l'Udinese avevamo visto che c'era stato un vero e proprio Cambiaso protagonista all'interno della Juventus ed era lui che dava il via alle azioni della Juventus. Se l'azione doveva accelerare, era Cambiaso che tramite un determinato movimento dava il via alla Juventus che accelerava. Quindi, secondo me, Cambiaso e McKennie insieme vanno a creare una sorta di connubio perfetto dal punto di vista tattico, perché sono due giocatori che possano partire bene o male dalle stesse zone e poi andare a svolgere dei compiti completamente differenti. E questi qua, secondo me, sono un po' l'emblema della Juventus di quest'anno, una Juventus operaia. Una Juventus di scommesse, una Juventus di giocatori che sulla carta all'inizio stagione non pensavi che potessero rendere così bene e che alla fine invece hanno fatto veramente tantissimo. Quindi se devo pensare un po' a quello che è stata la Juventus, Cambiaso e McKennie secondo me sono due nomi su tutti che spiccano, perché sono due nomi, soprattutto McKennie, al quale avrei dato poco, se non pochissimo, inizio anno, anche perché è un giocatore che va in scadenza 2025 e non si accenna al rinnovo. E pensavo che la Juventus volesse venderlo, cederlo, un'opportunità arriva, un'offerta, glielo do. Un anno fa McKennie andava via dalla Juventus. Non dimentichiamocela mai questa cosa, eh. Un anno fa McKennie andava via dalla Juventus. Secondo me c'è anche un po' di confusione da quel punto di vista lì, perché se accetti di far andare via un giocatore che un anno dopo è praticamente il migliore, è il giocatore simbolo di quello che è diventata la squadra, o ci sono state delle valutazioni affrettate, o ci sono state delle motivazioni economiche alla base, o il giocatore aveva chiesto qualcosa in più dello spazio, non lo so. Queste sono cose che sanno loro internamente. Però ricordiamoci che un anno fa McKennie andava via, e che invece oggi McKennie è uno dei giocatori
principali, se penso a quella che è la Juventus di quest'anno. E attenzione che c'è sempre questa scadenza 2025, che significa che tra un anno esatto, se l'anno scorso andava via, oggi è un simbolo, tra un anno esatto può firmare a zero con chi gli pare. Quindi se si vuole tenere McKennie, firmetta sul contratto, a maggior ragione adesso che di centrocampisti ce ne sono pochi e c'è necessità di capire che cosa fare, anche chiave mercato. Secondo argomento che voglio affrontare oggi insieme a voi, Leonardo Bonucci. Leonardo Bonucci. Allora, non voglio rovinarvi il pranzo di Natale, però qualche giorno fa avevo visto delle indiscrezioni che andavano a dare Bonucci molto vicino alla Roma. Ok, ora non so se questa cosa andrà in porto esattamente, casualità vuole che la Juventus, la prossima squadra che andrà a affrontare sarà proprio la Roma e quindi Bonucci potrebbe tifare Roma, tra virgolette, contro la Juve la prossima partita perché sarà la sua prossima squadra. Che la Roma abbia qualcosa da sistemare in rosa, secondo me è un dato di fatto, nonostante l'ultima vittoria all'Olimpico contro il Napoli per 2-0, una vittoria che butta nella crisi profonda il Napoli, una vittoria che invece apre delle strade interessanti alla Roma, anche se davanti ci sono ancora Bologna, Fiorentina e Milan ovviamente, ma Bologna e Fiorentina sono squadre che stanno facendo un percorso meraviglioso e sono rivali storiche della Juventus, sia Bologna che Fiorentina, anzi sicuramente né i tifosi del Bologna né quelli della Fiorentina per la stragrande maggioranza apprezzano i tifosi della Juventus e sicuramente non staranno guardando questo video, però a me piace anche riconoscere i meriti di chi lavora bene, non me ne frega niente delle rivalità e sinceramente sia Italiano che Thiago Motta stanno facendo un lavoro a dir poco eccezionale e quindi Mourinho dovrà cercare di sistemare qualcosina. L'altro giorno Mourinho ha fatto un'uscita un po' terrificante, secondo me. Mourinho lo vedo un po' in confusione dal punto di vista della gestione della rosa, anche se quello è sempre stato il modo di gestire la rosa di Mourinho. Però aggiungere anche un giocatore come Bonucci, non vorrei che dentro la Roma iniziassero ad esserci un po' troppi galletti nel pollaio, perché la Roma sta veramente facendo una squadra che è la rappresentazione perfetta dell'album delle figurine. Cioè tantissimi nomi, tantissimi giocatori che infatti l'altro giorno Mourinho ha detto abbiamo giocatori che sono qui per via della cartella clinica di un certo tipo, aggiungo io, o la carta d'identità di un certo tipo e che diversamente non ci saremmo potuti permettere. C'è stata anche un po' di casino con il discorso del decreto crescita con Lotito che ha attaccato la Roma per questa storia qua, ma chi se ne frega, c'è una pratica legale al giorno d'oggi. Poi se nel futuro non ci sarà più, la Roma poi ci guarderà, però sicuramente la Roma che in rosa ha giocatori come El Shaarawy, Belotti, Paredes, Renato Sanchez, Smalling, Lukaku, Dybala, cioè sono tutti giocatori che hanno principalmente il nome, magari giocatori che hanno fatto tantissime cose importanti nel passato. El Shaarawy ha fatto le magie tra Genova, Milan e anche Roma. Belotti ha scritto la storia col Torino, una storia recente, è stato capitano dei Granata. Dybala non sto qui a dirvelo. Paredes, anche noi l'anno scorso abbiamo fatto quella scelta, siamo andati in quella direzione. Renato Sanchez sembrava il giocatore che deve esplodere. Lukaku è il giocatore che, insomma, loro stanno seguendo veramente una linea precisa, definita, quel tipo di linea lì. E aggiungere anche uno come Bonucci va a ricalcare alla perfezione il tutto. Bonucci in questo momento è un giocatore che si trova in una squadra come l'Union Berlin che l'aveva accolto a braccia aperte in un momento di difficoltà legato alla Juventus. Bonucci quando è arrivato lì si è tolto ben poche soddisfazioni perché l'Union ha fatto male e secondo me Bonucci freme veramente lì che sta male dalla voglia di tornare in Serie A per poter competere con la Juventus. Quindi non lo so, è sicuramente la squadra giusta per Bonucci dal punto di vista di quello che sta cercando Mourinho, e Mourinho cerca quella roba lì, giocatori pronti. Anzi, Mourinho nel passato ha speso sempre parole dolcissime nei confronti di Bonucci. Ricorderete quando allenava al Tottenham, diceva Bonucci e Chiellin dovrebbero insegnare ad Harvard l'arte nel difendere. Bonucci senza Chiellin ha sempre fatto fatica, non lo dico oggi perché Bonucci non è un giocatore della Juventus, l'abbiamo sempre detto. Bonucci ha sempre fatto fatica. È ovvio che nella difesa 3 qualcosa può dire. Poi, la domanda delle domande è: Bonucci è oggi un giocatore che ti fa svoltare? Per me no. Per me no. Ma come non lo è Paredes, per dire. E lo abbiamo provato sulla nostra pelle, e anche se a Roma sta giocando di più,
penso che sia un giocatore per cui ti strapperesti le vesti. Poi è ironico pensare a Paredes che rincontra Bonucci, Dybala che rincontra Bonucci. Io sono sincero, quando quest'estate si parlava di Lazio la capivo già di più, perché ho detto vabbè, con Sarri già si conoscono, partono un pochino avvantaggiati da quel punto di vista lì. Alla Roma, boh, è una scommessa grande secondo me, anche perché arrivare a gennaio in una nuova realtà, dopo che sei andato male in quella precedente, dopo che quest'estate c'è stato tutto quello che è successo con la Juventus, tornare in Serie A ad avversario, inserirti in una squadra che ha un andamento sempre altalenante, perché non si capisce, inizio anno la Roma non vinceva mai una partita, poi ha avuto il momento di ripresa in cui è iniziato a vincere, poi adesso ne vince una sì, una no, non si capisce esattamente dove arriverà, all'interno di uno spogliatoio che vede già tanti giocatori che hanno un nome importante, è esattamente il contrario rispetto di quello che sta succedendo alla Juve quest'anno, no? Se l'anno scorso anche noi eravamo andati su quella linea lì, Di Maria, Paredes, Pogba, quest'anno invece si sta mettendo in evidenza sempre più il giocatore per quello che dà sul campo piuttosto che per il nome che ha. Abbiamo parlato prima di McKennie, abbiamo parlato prima di Cambiaso, l'ultima partita l'ha decisa Yildiz. Noi stiamo andando su una linea, secondo me, decisamente più apprezzabile per quello che è la situazione del calcio in Italia. Quindi la Roma ovviamente farà quello che vuole, è libero di fare quello che vuole. Per me Bonucci è un azzardo grosso, ho visto già tanti tifosi della Roma che non sono proprio felici, non tanto per il discorso fisico, ma perché Bonucci è un giocatore che è sempre stato antipatico negli anni precedenti, ed è un'altra cosa da prendere in considerazione, perché servì anche all'interno di una tifoseria storicamente calda come quella della Roma, e i tifosi non sono proprio contenti, la situazione poi diventa ancora più complicata. Non lo so, per me è un'operazione di mercato. E se pensare che alle porte del 2024 la Roma possa andare a prendere Bonucci mi sembra qualcosa di francamente fuori contesto e fuori storia, fuori epoca, però è un colpo perfetto per quello che vuole Mourinho probabilmente in questo momento, però dopo la palla passa a lui, dovrà essere bravo a gestire tante teste pensanti che forse non hanno tanto a cuore il progetto Roma o la Roma in generale, quanto più i soldi che gli sono garantiti tramite anche scamotage legali, giustissimi, come il decreto crescita. È un po' la storia di Lukaku, no? Parliamoci chiaro, Lukaku tipicamente mercenario. Io quest'estate quando vi dicevo, attenzione, avete visto quello che ha fatto con l'Inter, avete visto quello che sta facendo, giocatore che, sì, ti dice qui, ti fa lì le dichiarazioni, i post, il bacio della maglia, però poi arriva uno che i soldi te li dà e gli dà quelli che vuole lui, e magari il progetto passa anche in secondo piano, la maglia passa in secondo piano. Quest'anno io continuo a leggere tanti che mi dicono se avessimo avuto Lukaku, però ragazzi, la Juventus sta costruendo le sue fortune su uno spogliatoio coeso, unito, che mette la Juventus al primo posto. Bonucci andrebbe a mettere la Roma al primo posto o andrebbe a mettere la sua carriera, il suo finale di carriera al primo posto per come lo vuol chiudere lui? Domanda delle domande, aspetto le vostre considerazioni sotto nei commenti, aspetto anche i vostri mi piace, perché l'algoritmo di YouTube va a fagocitare tutti questi mi piace, va a riproporre questo video magari anche a tifosi di altre squadre romanisti per il caso di Bonucci o fiorentini, bolognesi, dato che abbiamo fatto l'elogio, la citazione anche alle altre squadre. E se non siete ancora iscritti, fatemi un regalo di Natale, che cerchiamo di arrivare a 250.000 iscritti. Ciao.